per l'invito, un invito molto gradito, anche secondo me queste iniziative rinsaldano il rapporto che deve esserci tra i cittadini e le istituzioni su temi tanto complessi ma che poi scopriamo essere anche a noi vicini drammaticamente, come è accaduto a dicembre del 2018, in cui ci siamo scoperti sostanzialmente tutti vulnerabili di fronte a una realtà che non ci attendevamo potesse essere così, così drammatica. Naturalmente il senso della mia presenza qui e l'invito che mi è stato rivolto deve anche fornire degli elementi di chiarificazione, ritengo, su quelli che sono i compiti di una procura distrettuale. E, ho assunto, come ha detto Valeria Cigliola, la direzione della procura della Repubblica di Ancona nel mese di agosto del 2018 e le mie prime attività sono state volte a comprendere quale fosse il materiale investigativo con il quale mi dovevo confrontare e anche quali fossero le risorse disponibili per far fronte a queste esigenze. E, naturalmente qualsiasi apparato, quindi anche l'apparato giudiziario, necessita per poter operare efficacemente, necessita appunto di strutture. Quindi mi riferisco alle strutture investigative, mi riferisco alle strutture amministrative, mi riferisco sostanzialmente a quei mezzi che sono necessari per rendere efficace l'azione. Questo è un problema con il quale dobbiamo drammaticamente confrontarci, perché in assenza di mezzi la nostra azione di contrasto rischia di essere frustrata. Ma dicevo, quali sono i compiti della procura distrettuale? Perché interviene una procura distrettuale in determinati contesti investigativi? Perché sostanzialmente esistono delle norme del codice di procedura penale e mi riferisco all'articolo 51, comma 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, che individuano una competenza non degli uffici circondariali ma appunto della procura distrettuale. Tra queste categorie di reati ve ne sono alcune che sono quelle previste appunto dall'articolo 51, comma 3 bis, che sono quelle proprio di cui trattiamo questa sera, e quindi sostanzialmente l'articolo 416 bis, quindi il reato di associazione delinquere di stampo mafioso in tutte le sue declinazioni, perché abbiamo capito che questa norma è un paradigma che consente di recepire al suo interno varie forme di associazione di tipo mafioso, ma soprattutto c'è anche una aggravante che è la aggravante dell'avvalersi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa o di avere compiuto un determinato reato al fine di agevolare appunto l'associazione stessa. Con ciò voglio dire che la competenza di una procura distrettuale si radica non solo nei casi in cui siamo in presenza di fronte a un'associazione mafiosa in senso stretto o ampio, se vogliamo, secondo i paradigmi che sono stati appunto indicati poc'anzi dal procuratore generale, ma anche in presenza di questa aggravante che oggi si chiama 416 bis 1, che è appunto la circostanza che si applica per qualsiasi tipo di reato, quindi che sia un omicidio, che sia una rapina, laddove sussistono appunto queste condizioni. Questo amplia molto lo spettro di azione di una procura distrettuale, perché ovviamente la procura distrettuale, che ha sede quindi nel capoluogo appunto del distretto, viene ad essere investita anche, questo è uno degli esempi più importanti, appunto anche di queste attività che riguardano reati appunto che sono semplicemente aggravati, ma che, di cui bisogna cogliere questo contesto appunto un po' particolare. Devo anche dire che tra i procedimenti che sono di competenza della direzione distrettuale antimafia vi sono anche quelli in materia di terrorismo. Infatti la dizione corretta è procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, e questo ci porta poi anche a quella funzione di raccordo che la procura distrettuale ha
con la Procura Nazionale appunto antimafia. La Procura Nazionale Antimafia svolge le sue funzioni per gli stessi procedimenti per cui sono competenti le procure distrettuali, anche in materia di prevenzione, e svolge una funzione di impulso e di coordinamento di tutti i procuratori distrettuali. Questo è, diciamo, molto in sintesi lo specchio, diciamo, operativo e normativo all'interno del quale si muove una procura distrettuale. Ci sono delle norme quindi di riferimento che ne individuano una competenza a prescindere dal luogo in cui territorialmente il reato appunto viene commesso, purché naturalmente nell'ambito del distretto. Detto questo, come dicevo, la assunzione di un compito tanto gravoso e carico di responsabilità e mi costringe, mi ha costretto a prendere in considerazione la necessità di una struttura, diciamo, più efficace, di modo tale che si andasse ad implementare la funzione piena della direzione distrettuale antimafia in vista delle sfide che ci pone questa realtà apparentemente tranquilla ma piena di fermenti, diciamo, sottostanti e di realtà da una realtà da tutta da, dicevo, da interpretare. E quindi, in vista della necessità di realizzare appunto questi obiettivi, ho dovuto prendere, come dicevo, in considerazione quelle che sono gli aspetti organizzativi dell'ufficio e le risorse amministrative e investigative appunto di cui si dispone. Ora, per quanto attiene alla struttura dell'ufficio, altra notizia che penso che sia bene comunque, diciamo, fornire è quella secondo la quale la Procura Distrettuale Antimafia ha al suo interno incardinati alcuni magistrati che vengono appunto nominati con una procedura che presuppone anche il coinvolgimento della Direzione Nazionale Antimafia, che si occupano appunto di quei reati. Naturalmente negli assetti organizzativi possibili bisognerebbe coniugare, diciamo, l'esigenza di rendere effettivo l'impegno di quei magistrati in quelle attività con quello di una ripartizione degli affari che sia comunque equa. Tutto questo per dirvi che la Procura Distrettuale di Ancona attualmente le attività di coordinamento sono ovviamente svolte dal procuratore distrettuale, quindi dalla sottoscritta, e da due sostituti procuratori che si occupano appunto dei reati di competenza distrettuale. Per quanto concerne invece il fronte delle risorse amministrative e delle risorse di polizia giudiziaria necessarie appunto ad una attività che sia veramente efficace, e qui vorrei ricordare una iniziativa congiunta della Procura Generale presso la Corte di Appello e della Procura di Ancona, volta proprio a mettere in evidenza le difficoltà di una insufficiente dotazione degli organici. E questa richiesta è stata rivolta ai vertici del Ministero della Giustizia, una richiesta che ha preso in considerazione i profili, e qui voglio dare qualche dato e faccio riferimento ad una missiva a firma del procuratore generale e della sottoscritta appunto del mese di dicembre del 2018, in cui si è messa in evidenza una scopertura rispetto al dato media nazionale, perché tutti gli uffici giudiziari purtroppo hanno personale amministrativo in carenza. Allora, rispetto a un dato medio nazionale che è del 14,42%, quello del distretto delle Marche si attesterebbe intorno al 16,72%, negli uffici dell'ufficio di Ancona il dato riportato a novembre è del 35% e aumentato in realtà in conseguenza di una serie di pensionamenti, quindi diciamo che sperando, senza essere adesso eccessivamente tecnici, circa il 40% di scopertura dell'organico. Allora, questo significa che le risorse amministrative con le quali noi magistrati e polizia giudiziaria possiamo far fronte appunto a una situazione che merita di essere fronteggiata, merita di essere presa in considerazione, doverosamente la dobbiamo prendere in considerazione,
Ebbene, questa situazione, dicevo, se non abbiamo i mezzi per poter esitare l'attività che svolgiamo, ovviamente questo, tutto ciò diventa una condizione particolarmente frustrante di cui naturalmente noi non possiamo non renderci interpreti e richiedenti di fronte appunto alle autorità che sono competenti o che dovrebbero provvedere su queste richieste. Analogamente direi che c'è una situazione di sofferenza anche per quanto concerne le forze dell'ordine che sono impegnate non solo sul fronte della direzione distrettuale, ma sono impegnate anche sul fronte di altre indagini. Il problema attualmente è che gli organi interprovinciali che sono specializzati, quindi il ROS, il GIPO e le sezioni dello SPO che sono istituite presso le questure, hanno anch'esse problemi, sono tutti organi che hanno problemi di organico, problemi di organico che si riflettono naturalmente sulla efficacia della risposta giudiziaria che si vorrebbe dare. E in questa direzione si muove appunto, come diceva il Procuratore Generale, quella richiesta che è stata sollecitata di istituzione della direzione distrettuale, l'istituzione, dicevo, di un organo sostanzialmente, di un'articolazione della DIA presso la sede di Ancona, che dovrebbe lavorare in affiancamento appunto con quelle polizie specializzate che ho detto prima. È in corso di valutazione attualmente, se posso... È in corso di valutazione attualmente in realtà non la istituzione di una articolazione fissa, diciamo, della direzione investigativa antimafia, ma la stipula di un protocollo che avrebbe come funzione quello diciamo, far intervenire su un terreno comune i soggetti, diciamo, protagonisti dell'azione di prevenzione patrimoniale, quindi Direzione Nazionale Antimafia, DIA, Procura della Repubblica e appunto questori che sono i soggetti titolari dell'azione di prevenzione, e questo coinvolgimento della Direzione Investigativa Antimafia noi auspichiamo che possa essere uno strumento utile per poter avere delle risorse anche in territorio marchigiano per poter esercitare appunto più efficacemente un'azione di prevenzione. Come vedete, quindi sono problematiche molto complesse che voglio condividere con voi per farvi comprendere come, diciamo, ci sia certamente una sensibilità da parte di tutti gli operatori che operano in questo settore, quindi magistrati, forze dell'ordine e cittadini naturalmente che sono anch'essi protagonisti attivi di questa situazione, ma in tutto ciò noi dobbiamo renderci conto della difficoltà nella quale operiamo, una difficoltà che riguarda, ripeto, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria nelle strutture specializzate che vanno ad operare. Detto questo, passo molto brevemente ad alcune considerazioni sui fenomeni criminali che mi sembra appunto essere emersi da questa ricognizione del materiale investigativo, perché dicevo, doverosamente ho ritenuto di dover verificare sia le strutture che avevo a disposizione, ma anche diciamo, i settori di intervento principali. E sicuramente il settore principale di intervento nel territorio marchigiano penso che sia rappresentato dalla attività di reintegro dei capitali di provenienza illecita. Sotto questo profilo, il terreno di elezione, direi, della criminalità organizzata nelle Marche è rappresentato appunto dalle attività di riciclaggio. È vero, come è stato detto, che nelle Marche non si registra un radicamento stabile di gruppi che sono emanazioni di criminalità organizzata qualificata. È vero che la mafia oggi ha un aspetto cangiante e mutevole, con le declinazioni che sono state appunto prima esposte, ma è anche vero che le indagini attestano la presenza di soggetti che sono contigui a soggetti a sodalizi criminosi e che sono in grado di fornire loro un apporto, specialmente in questo settore che è quello appunto dell'attività di reimpiego dei capitali di provenienza illecita. Questo naturalmente è un settore che è favorito anche dalle condizioni sistemiche dell'economia marchigiana, perché
che è un'economia basata sulla media piccola impresa e che è in conseguenza ai fenomeni di crisi economica che non hanno risparmiato neppure la Regione Marche, espone ulteriormente questo territorio in una condizione di vulnerabilità. Mi riferisco quindi a quelle situazioni nelle quali esiste, diciamo, una condizione di difficoltà economica, laddove proprio può operare quella condizione di omertà e di assoggettamento, per cui hanno luogo attività di spoliazione dei patrimoni e quindi questo, diciamo, la situazione tipica del soggetto che sta per fallire e che si affida in definitiva ad un'organizzazione criminale. Questo rende molto difficoltosa la individuazione della dinamica criminale sottostante, perché l'attività delinquenziale tende a, diciamo, mimetizzarsi con un contesto, con un tessuto sociale che apparentemente è sano e laborioso. E allora quali sono le risposte sotto il profilo della, diciamo, dell'organizzazione che debbono essere date? Questo vale per la procura distrettuale, ma vale naturalmente per qualsiasi altra procura. Io credo che i due settori principali di intervento debbano essere, diciamo, settori di intervento che tendono a rafforzare il contrasto alla criminalità, appunto, economica, e quindi credo che debbano essere valorizzati molto due strumenti. Il primo è quello delle misure di prevenzione patrimoniale, per questo l'importanza dell'istituzione della DIA nel nostro territorio, che avrebbe proprio la funzione, appunto, di rafforzare le misure di prevenzione patrimoniale, appunto, in materia di antimafia. E l'altro strumento è quello della confisca, così come configurato oggi dall'articolo 240 bis, che ha tra i reati presupposti proprio quei reati, come l'articolo 648 bis, quindi sono le forme, diciamo, di riciclaggio, di reimpiego, di trasferimento fraudolento di valori, che sono tradizionalmente fattispecie di reato che sono aggravate nell'ipotesi in cui parliamo, di cui stiamo parlando, appunto, da quell'aggravante di cui facevo cenno all'inizio. E quindi questo è un settore, quello dell'azione di prevenzione. L'azione di prevenzione è un'azione che ha contorni meno definiti, diciamo, da quelli dall'esercizio dell'azione penale in senso stretto, ed è uno strumento di aggressione che sicuramente deve essere valorizzato. L'altro aspetto è quello delle procedure concorsuali e, diciamo, fallimentari, perché qui che si annida, come dicevo, il rischio di spoliazione e di insediamento della criminalità organizzata nel settore dell'economia legale. Quindi è necessario che noi ci dotiamo, dal punto di vista della cultura giuridica, della investigazione, di strumenti che siano in grado di fronteggiare quei modelli finanziari che tendono a contaminare l'economia legale. La contaminazione dell'economia legale significa sostanzialmente, per la criminalità, entrare in un mercato senza molti rischi e acquisendo dei vantaggi che comportano però anche una alterazione, appunto, della libera concorrenza, del libero mercato, e che quindi finiscono per insediare i valori fondamentali su cui si fonda, appunto, una collettività. Le questioni in senso, diciamo, investigativo sono complesse, perché questa attività di indagine significa individuare gli schemi fittizi che sono dietro i formali amministratori delle società, le cui quote sono possedute di fatto da altri soggetti, soggetti che possono avere rapporti con la criminalità organizzata o in forma diretta o in forma indiretta, e questa è un'attività molto complessa. Altra attività complessa è quella di ricostruire i flussi finanziari che magari possono essere suffragati da false fatturazioni, ma che depongono anch'essi questi flussi per possibili condotte di riciclaggio, e qui la difficoltà sta nell'individuare il reato presupposto di questa attività di riciclaggio, perché il flusso finanziario deve essere poi collegato ad un reato, diciamo, presupposto, e ad un soggetto che appunto si riconduce ad una associazione mafiosa. E allora nel settore del riciclaggio, nel settore del riciclaggio e del reinvestimento, appunto, dei patrimoni illeciti nelle attività, nell'economia legale, ecco, in questo settore, come diceva il procuratore generale, una particolare attenzione è rivolta
ad un importante settore che è quello della ricostruzione post-sisma. Quando ho assunto la direzione di questo ufficio, ho assunto anche l'attività di coordinamento di una struttura che si chiama CRASI, che vuol dire Centro Supporto e Analisi dello Sviluppo Investigativo, che è stata istituita dal mio predecessore e che ha come compito quello di svolgere una attività diretta a cogliere degli indicatori di rischio con riferimento alle attività di ricostruzione pubblica o a contribuzione pubblica. Consideriamo che l'evento sismico del 2016 ha colpito 87 comuni del territorio marchigiano, 87 comuni che sono ricompresi nella competenza dei tribunali di Macerata, di Ascoli Piceno e di Fermo, quindi i circondari di questi tribunali ricadono nel cratere del sisma. La funzione del CRASI è appunto, come dicevo, quella di cogliere questi indicatori di rischio per comprendere se le società che intervengono nella fase della ricostruzione sono società che presentano quegli elementi di patologia di cui parlavo prima, quindi sostanzialmente società che intervengono prevalentemente in subappalto, perché la stazione appaltante principale è individuata nell'organo regionale, e che intervengono ma che hanno appunto elementi di contiguità con associazioni mafiose. Per questo sono stati stipulati dal mio predecessore, dal procuratore generale, vari protocolli che coinvolgono sia appunto le strutture che ho detto prima, quindi Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, la Procura di Ancona. Presso la Procura Generale è stato stipulato questo protocollo, un altro protocollo con l'ANAC per la ricostruzione pubblica. Il dato numerico di cui parliamo è un dato importante, perché la stima del dato della ricostruzione in termini numerici è di circa 13-14 miliardi di euro. Ad oggi sono state aperte linee di credito per 6 miliardi di euro. È chiaro che l'attività dei CRASI in questo contesto è particolarmente delicata. È stata un'attività che ci ha impegnati soprattutto sotto il settore dell'emergenza, cioè della fase emergenziale che riguardava appunto lo smaltimento delle macerie e la creazione di soluzioni abitative emergenziali. C'è tutto il settore della ricostruzione che ancora dovrà partire e su quale ugualmente bisognerà svolgere un'attività di vigilanza. Ecco, io penso che oggi la procura distrettuale di Ancona si trova impegnata sostanzialmente su questi fronti: avere le risorse per poter lavorare, risorse amministrative, risorse di polizia giudiziaria, guardare soprattutto i fenomeni di riciclaggio appunto e di reimpiego dei capitali di provenienza illecita, guardare la ricostruzione post-sisma, che potrebbe tradursi in un'occasione, spero che non sia così, per la criminalità organizzata. Grazie. Quindi assenza di mezzi, carenze di risorse umane e materiali, insufficienti dotazioni degli organici sono i problemi con cui quotidianamente gli uffici giudiziari e gli uffici di polizia si devono confrontare. Devo dire che sono quotidianamente suppliti da un senso del dovere e uno spirito di servizio che obiettivamente di cui si può andare orgogliosi. Il 25 dicembre del 2018 il procuratore della Repubblica di Pesaro, Cristina Tedeschini, era nel suo ufficio dopo l'omicidio e dopo che i sostituti Maria Letizia Cucci, Daniele Paci, Paolo Gubinelli e Giovanni Narbone erano intervenuti in via Bovio insieme alle forze di polizia, arrivati immediatamente, hanno passato la notte e i giorni successivi a lavorare nel loro ufficio. Naturalmente di questa indagine abbiamo già detto, noi non possiamo chiedere, non chiederemo. Chiedo invece al procuratore della Repubblica di Pesaro, Cristina Tedeschini, esattamente l'opposto, cioè qual è stata la percezione della reazione della città vista dalla procura della Repubblica. E chiedo inoltre anche di spiegarci qual è la tipologia di criminalità che esiste qui in questa città, nel nostro territorio. Buonasera a tutti. Come credo sia stato efficacemente illustrato, la procura territoriale
non ha una competenza nell'ambito della virgolette lotta alla criminalità organizzata, nel senso che tutto quanto il sistema voluto dal legislatore è su una scelta di distrettualizzazione di questo tipo di competenze, scelta recentemente completata anche con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniale. Conseguentemente ci dobbiamo chiedere esattamente qual è il ruolo a questo punto, se ha un ruolo la procura territoriale nell'ambito di questa partita che tutto il nostro paese deve comunque giocare. 25 dicembre sera, l'omicidio abruzzese, evento che sicuramente è stato molto fortemente traumatico per il tessuto sociale pesarese, un omicidio che la sera di Natale all'improvviso in pieno centro storico. Manifestazione di esistenza di metodo mafioso, criminalità mafiosa sul territorio? Certamente no. Conferma dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle organizzazioni criminali, mafiose, in questo caso granditiste, certamente sì. Squarcio di realtà per tutti i cittadini pesaresi che magari pensavano che la criminalità organizzata non fosse, potesse non essere un problema della provincia. La criminalità organizzata in tutti i suoi risvolti e aspetti è un problema di tutti. Nel caso specifico è il problema di una provincia particolarmente idonea alla collocazione e alla protezione dei collaboratori di giustizia, che sono un prezzo necessario che tutto il paese paga per la realizzazione di una parte dell'azione di contrasto ai fenomeni criminali. Quindi diciamo che certamente è stato un momento molto fortemente traumatico, vissuto dalla città come una presa di contatto con una realtà sentita distante, sentita lontana, problema di qualcun altro. Mi chiedeva la collega, e credo che questo sia importante nel discorso complessivo, noi che stavamo lavorando sulle prime battute dell'indagine, perché come avete ben capito, fatte le urgenze, la palla doveva passare alla procura distrettuale. Che cosa abbiamo recepito dal nostro tessuto cittadino? Tutto e ancora più di quello che noi ci aspettavamo. Cioè noi in quei giorni, poi giorni natalizi, festivi, eccetera, in procura abbiamo avuto continue manifestazioni di collaborazione spontanea. Cioè la gente è venuta a portarci informazioni, le persone, i cittadini che per avventura conoscevano Tizio, conoscevano Caio, avevano notato questo, avevano notato quest'altro, si sono spontaneamente presentati, hanno preso contatto, sono venuti a riferire, hanno offerto collaborazione. E questo è prezioso tesoro del nostro tessuto sociale, nell'ambito del quale certamente mai nessuno si azzarderà neanche a provarci a instaurare il metodo mafioso, perché questo è un territorio che un minuto dopo che subisce una richiesta di pizzo si precipita in procura o le forze dell'ordine a denunciare. E questa è una bellissima cosa
che abbiamo potuto constatare e registrare in quei giorni. Ciò posto e ciò detto, visto che abbiamo detto che non è il compito della procura territoriale occuparsi di 416 bis o delitti aggravati da finalità di agevolazione delle associazioni criminali di stampo mafioso, cosa fa in concreto su questo fronte la nostra procura e le nostre forze? Allora, noi abbiamo acquisito la consapevolezza del fatto che la provincia è attraente dal punto di vista della penetrazione economica. È attraente perché è una provincia piena di possibilità. È stata un po' colpita dalla crisi economica, ci sono tante piccole realtà che possono dare occasioni di impiegare che cosa? Prevalentemente impiegare risorse economiche, che oltre al problema di procurarsi grandi profitti, la criminalità organizzata ha ovviamente l'altro problema di reincidere, di mettere e farne ancora altro. Questo è francamente il versante nell'ambito del quale anche una procura territoriale può dare il suo. Mi riallaccio a un pezzo di indagine che è emersa in questa mattina. C'è stato un arresto che per noi è un risultato operativo importante nell'ambito di un procedimento che ha girato per un paio di distrettuali dove però a mio parere è stata una territoriale a portarsi a casa intanto un primo risultato. Niente di particolare da un certo punto di vista, cioè in realtà stiamo parlando di un affare da 500.000 euro realizzato attraverso un trasferimento di una ditta da una zona della Calabria al Pesarese, operatività di questa ditta per circa un anno, chiusura immediata dei locali, sparizione delle merci e tiramento. L'aspetto che ci collega con la criminalità organizzata sono i soggetti che realizzatori di questa cosa, in particolare il loro realizzatore di questa operazione, appartenente a nota famiglia andranghetista calabrese. La scelta operativa degli investigatori della procura è stata, a mio parere, tutto sommato di maggiore resa rispetto a altre precedenti che avevano puntato questo individuo. Tecnicamente, a mia esperienza, direi anche l'esperienza della giurisprudenza del paese, dimostra che le fattispecie di riciclaggio, di reimpiego, di intestazione fittizia sono fattispecie incriminatrici complicatissime, con step probatori veramente elevati, laddove in realtà puntando, io non voglio ricordare Al Capone che poi alla fine è stato fregato con l'evasione fiscale, ma laddove in realtà puntando su diciamo così gli effetti collaterali probabili e frequenti delle azioni di reimpiego, riciclaggio dei capitali di provenienza illecita,
si possono portare a casa buone cose. Nell'operazione che abbiamo concluso, no, chiuso, in una parte e mezza stamattina, in realtà le somme di denaro che sono servite a finanziare l'operazione, noi sappiamo che erano tutte quante in contanti e le abbiamo viste affluire tutte quante in contanti nei conti che erano stati aperti per questa società. Poi queste somme di denaro sono servite per accreditare l'operatività di questa società farlocca, fino a che al momento giusto abbiamo fatto sparire tutto, abbiamo fatto sparire sia le somme che presenti nei conti accesi in qualche maniera danno bene fondi per i fornitori, che tutte le merci in un determinato momento storico accumulate grazie all'operatività apparentemente lecita precedente. Allora, in tutto questo, tutti noi siamo convinti che la provenienza a monte di quelle somme di denaro è tutt'altro che trasparente, tutt'altro che rassicurante. Ma andare a correre dietro alla prova che venissero veramente, come pensiamo, da traffico di stupefacenti e quant'altro, ci poneva dei grossi problemi di carattere probatorio. Laddove la procura si è mossa per chiedere il fallimento della società, fallimento che poi abbiamo chiesto l'estensione anche a livello personale al socio occulto, perché naturalmente ci sono i prestanomi in queste cose, e ci ha dato l'operatività dei fatti di bancarotta fraudolenta, che sono fattispecie incriminatrici che poi sul piano probatorio ci consentono dei risultati ragionevolmente solidi. Allora, dove si può impegnare e dove si impegna? Si sta impegnando la procura territoriale, constatato il fatto che la permeabilità del nostro territorio non è certamente nella facile assoggettabilità al metodo mafioso, quindi questo territorio non lo sopporta e non lo tollera, ma la permeabilità eventualmente è in questo, nelle sirene del finanziamento di una ditta che magari va così così, nelle cessioni vantaggiose di attività esistenti, nell'accoglimento di soci che si presentano con disponibilità, eccetera. È nel tenere molto alta la guardia sulle manifestazioni di poca fluidità dei fenomeni economici. Il tessuto deve essere mantenuto sano il più possibile, verificare bene i debiti tributari che vengono accumulati e quindi frequentare con attenzione tutte le fattispecie dei reati tributari, seguire con grande attenzione i fenomeni delle insolvenze, giocare sui vari piani che abbiamo a disposizione. Il fenomeno delle procedure concorsuali, il mondo delle procedure concorsuali è di grande capacità preventiva. Segnalo che tra un anno e mezzo circa entra in vigore la riforma del codice dell'impresa. E evidentemente il legislatore si è reso molto ben conto di fino a che punto la sana tenuta del tessuto economico è un interesse primario della collettività, perché l'azione del pubblico ministero nel codice riformato delle procedure concorsuali è dilagante. Previsto tutto quanto un sistema di alert, di
azioni fin dai primi momenti di segnalazione dell'insolvenza, dove il pubblico ministero è chiamato a partecipare, a agire, addirittura a termini per prendere iniziative. A mio parere questa è una presa di coscienza da parte del legislatore del fatto che bisogna tenere il tessuto economico del paese il più sotto controllo possibile, deve essere sano, deve essere leale nei confronti del sistema, perché questo è certamente un fronte primario per il progresso della nostra collettività. È il fronte su cui la nostra procura si impegna e ribadendo il fatto che noi siamo assolutamente grati dell'atteggiamento di fiducia che abbiamo potuto constatare nei giorni dopo l'omicidio abruzzese. La popolazione si comporta in una maniera veramente bella, ci dà fiducia, cerchiamo di restituire in maniera adeguata questa chance che ci viene offerta. Grazie.